PC Gamer. Time to play. Awe, ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89, ben ritrovati sul mio canale con un nuovo livello di Tomb Raider 2. Siamo arrivati al 13° livello, Catacombe di Talion, per cui bando alle ciance, let's go! Facciamo subito attenzione a queste trappoline, che non ci beccheranno mai e poi mai, ma che cosa volete fare, cosa? Dobbiamo aggrapparci di là perché ci sta già un segreto da recuperare, per cui, Lara, aggrappati, lasciati scivolare delicatamente verso destra e recuperiamo il primo segreto del livello. Tra l'altro il penultimo livello del Tibet, che non è neanche tanto lungo questo, soprattutto l'ultimo, sarà ancora più corto. Quindi primo segreto, ho finito da poco di registrare il monastero, visto che però che mi avanza ancora tempo, registro anche questo, va. Se poi mi avanza ancora altro tempo, vedrò di finirlo proprio a questo punto. Quindi registro anche l'ultimo livello del Tibet, Palazzo del Ghiaccio, così poi riprenderò dal Tempio di Roxian. Allora, armiamoci di lanciagranate, perché di sotto ci sarà un Oiete a farci visita. Per cui, facciamo attenzione, di là era più basso. Peccato, mi faccio un po' più di danni qui. Vabbè, ci sta sto Yeti che lo facciamo a pezzi. Azioniamo questa leva, così apriamo la porta che si trova di sopra. E ci sta anche un leopardo a farci visita, ma che carino! Cioè, oggi che so io dovete farmi visita tutti quanti a rompermi i maroni. Ma guardate questi, guardate. Tra Yeti e leopardi. Vabbè, dai. Vada Lara, non ci ceschi, salga la scala! Dai che ci sei quasi, su! Lo so che oggi ti sto facendo lavorare troppo, però... che ci vuoi fare? Prima recuperiamo questo pugnale, meglio è per te, no? Adesso dobbiamo aggrapparci di là, quindi Lara, mi raccomando. Prendo anche le tessere automatiche per il leopardo. Oh, ma che bravo, fatti vedere, muori, 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 muori! Bravissimo! Così va benissimo. Aggrappati, Lara! Bravissimo, meno male, va! Andiamo di qua, così evitiamo anche le trappole che stanno se facciamo le scale. E le trolliamo così, qual è il problema? Prendiamo anche le M16 perché adesso arriveranno dei nemici bastardoni con le loro amatissime Uzi, che usano sbezzo, più sbezzo di noi. Eccoli là, noi aspettiamoli, li facciamo un bel cristiano di piombo, tutti e due. No, crepate, che volete fare? Ma che volete fare? Crepate tutti! Ben vi sta, così imparate. Imparate l'educazione. Che ci lasciate qualcosa? Munizioni per Uzi. Ah, munizioni per Uzi, pistole automatiche e medikit grande. Grazie mille. Grazie, 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 grazie. Vabbè, andiamo di sotto adesso. O meglio, più che di sotto, andiamo di qua. Facciamo attenzione a quei massi che ci verranno incontro. Quindi saltiamo da questa parte. Benissimo. Poi andiamo di qua. Lara, aggrappati sulla scala, da brava. Bravissima. Perché poi devi fare un bel saltino all'indietro. Possibilmente non cadere. Possibilmente. Bravissima. Sali qui sopra e ci sta una leva da azionare. Così ti apre quel cancello, puoi recuperare la maschera tibetana. Potremo aprire una porta più avanti e possiamo andare avanti, insomma. Contenta? Quindi recuperala. Ammazza quanto è brutta sta maschera. Fa paura. Torniamo di sotto adesso. Andiamo di là così ci facciamo meno danni pure. È più basso. Ok. Facciamo attenzione perché ci dovrebbero essere dei leopardi adesso. Dove state? Non ci siete? Eppure mi ricordavo di sì. Forse sono qui? Visto che siamo qui andiamo a recuperare anche un medikit piccolo. Forse i leopardi non escono più una volta presa la maschera? Potrebbe essere. No, perché ero sicuro che ci fossero dei leopardi. Vabbè, noi ce ne andiamo. E chi se ne frega, va. Non ci sono venuti, tanto meglio. Un risparmio di munizioni. Andiamo da questa parte, quindi. Saltiamo qua, altrimenti facciamo una lara allo spiedo. E non ci conviene. Maschera tibetana, utilizziamola per aprire questa porta, questo cancello. Recuperiamo anche l'M16, perché dovremo uccidere qua sicuramente dei leopardi adesso. Qua ne sono proprio convinto. Dai, crepate, comincia a crepare tu. E i tuoi amici dove stanno? Eccoli là. Quattro leopardi, caspita. Perfetto, tutti morti. Andiamo qui sopra e ci saranno altri leopardi da uccidere. Ammazza, lo sterminio di leopardi è qua. Mettiamoci qua, dovrebbero arrivare. Ma che parte, che volete fare? Ma cosa? Facciamo attenzione perché ne arriveranno altri adesso. Da questa parte.
poi si creano all'improvviso. Ma perché? Prima non c'erano. Facciamo attenzione perché ne arrivano altri. Vi fate vedere, eh? Sì. Non ce la fate, siete morti finché arrivate qua. Ve l'ho detto. Quindi i reparti sono finiti per il momento, vero? Adesso prenderei le Uzi. Perché dopo arriveranno i nemici con le Uzi. Appicciamo un bengala qua che non si vede la mazza. Dobbiamo recuperare un'altra maschera tibetana che ci aprirà poi un'altra porta. Quindi recuperiamola. Torniamo di sopra. Facciamo attenzione a quei nemici adesso che ci stanno con le Uzi, appunto, che dicevo. Dobbiamo fare il crisiere di piombo, siamo pronti? Dai, crepate, crepate! Dovete crepare tutti, ve lo dico! No, crepa! Crepa anche tu! Vabbè, qualche danno gliel'abbiamo fatto, per cui andiamo lì noi incontro. Se la montagna non va, Maometto va alla montagna. Munizioni per pistole automatiche, munizioni per Uzi, vedi che piccolo, grazie mille, siete proprio gentili. Grazie a sé, veramente. Saliamo qui sopra. E ora che abbiamo la maschera tibetana potremo aprire quella porta che ci sarà lì in fondo sulla sinistra praticamente. Quindi, eccoci qua. Prima però dobbiamo recuperare delle munizioni per lancia grenade che troviamo lì sopra. Eh sì, dobbiamo farci la scala. Ti pareva? Mettere per terra no, eh? No, devono farci perdere tempo, farci salire la scala. Per fortuna non lunghissima, dai. Ci sono state scale peggiori, per esempio quelle del livello area di immersione. Quella non finisce mai. Cazzarola. Eccoci qua le munizioni per lancia grenade. Pigliamole. Quattro munizioni, volevamo lasciarle lì? Assolutamente not. Maschera tibetana, utilizziamola. Qui dentro adesso sarà tremendamente buio e sarà pieno di yeti. Toh, si sentono già. State calmi, non vi incazzate. Però per il momento sono in trappola. Appena acceneremo la leva, i cancelli si apriranno e loro saranno liberi. Vabbè, noi pigliamo le mesette, c'è chi se ne frega. Mistere di piombo per tutti i biglietti pure. Dove state? No, fatemi vedere tutti. Finiti? Mi ricordavo che fossero tre. Vabbè, dopo andiamo a prenderli, dai. Adesso dentro c'è un'altra leva che dobbiamo azionare, però se lo facciamo si chiuderanno i cancelli, per cui spostiamo questo blocco indietro in modo da bloccare il cancello. Quasi dopo potremo azionare la leva. Dovrebbe aprirci una porta, se non sbaglio. Sì, una porta da una parte dove siamo passati prima. O meglio, che abbiamo visto, però non ci siamo proprio passati, essendo chiuso, giustamente. Adesso apriremo la porta, così potremo andarci. Dovremmo essere già a buon punto del livello, perché, come ripeto, non è lunghissimo. Questo blocco lo mettiamo qui. Così il cancello non sarà più un problema. Perfetto. Ma che sta delle vicinanze, lo Yeti? Adesso io prenderei il lanciagranate, non si sa mai. Ecco qua la leva che dobbiamo azionare. Perfetto. Se non avessimo messo il blocco lì, ci saremmo trovati chiusi dentro. Qua c'erano munizioni, vero? Mi ricordo bene? Sì, munizioni per lancia grenade. Grazie mille. Che adesso utilizzeremo pure. Contro gli Yeti. Perché si sentono i passi, come sentite. Qua è tutto buio, non si vede la mazza, porca paletta. Toh, buttiamo un bengala, va. Yeti, dove stai? Eccoti qua. Non sei più un problema adesso. Appicciamo un altro bengala, va. Qua ci sono degli oggetti da recuperare. Medikit grande, munizioni per Uzi. Quante, che bravi, che bravi. Dall'altra parte ci dovrebbe essere un altro Yeti. Anche se sinceramente non sento niente. Non sento i passi, magari ci spunta all'improvviso. Eccolo là, infatti. Ma che credi di fare? Ma sparisci! Ti faccio a pezzi, ti faccio! Appicciamo un altro bengala. Anche qui ci sono oggetti da recuperare, che poi sarebbero... granate e medikit grande. Grazie, grazie mille, grazie. Adesso possiamo uscire, ci saranno dei pistole da tenderci. Sempre con le Uzi. Quanto siete odiosi, quanto! Vabbè, andiamo di sopra e cerchiamo di ammazzarli per bene. A questo punto uso il lanciagranate, va. Cerchiamo di trollarli in modo da farci fare meno danni possibile. Vi fate vedere? Siete abbastanza uomini da farvi vedere? No, sono qui, sono qui, sono qui. Fatemi vedere, sono qui? No. Ma che credi di fare? Ha ha ha. Il primo è morto. Il secondo, perché sono tre comunque.
Dai, fatti vedere, please. 3, 2, 1, via. Fuori 2. Ne manca un altro. Facciamo il fuori tutto, come l'Uni Euro. Ehi, ma chi sarà tu? Fatti vedere. Sei abbastanza uomo? 3, 2, 1. Ti fa vedere? Vengo io da te, dai, ho capito. E 1. E 2. Ah, fatto a pezzi. Mi siete costati 6 granate, però ne valsa la pena, dai. Abbiamo visto gente saltare in aria, per cui munizioni per pistole automatiche e munizioni per fucile, grazie mille. Ci faranno senz'altro comodo. Quindi adesso possiamo andare da questa parte, verso la porta che abbiamo aperto. Quindi ecco dove dicevo, siamo passati di qua, però la porta era chiusa, giustamente. Facciamo attenzione a quel masso che ci verrà incontro, ovviamente, perché vede l'ara. Vedono l'ara e si attivano, ma perché? Non si capisce, boh. Lara deve aggrapparti su quella scala. Sembra molto lontana, però ce la fai, vai tranquilla. Perfetto, perfetto. Una piccola scalata e ci siamo. Dai, che abbiamo quasi finito il lavoro in Tibet, che bello. Siamo quasi alla fine di Tomb Raider 2, caspita. Se contiamo che il Tempio dell'Oxian è l'unico livello più lungo dopo, poi ci stanno le Isole Galleggianti, la Tana del Drago e la Casa di Lara. Quelli durano abbastanza poco. Quindi diciamo che il gioco è praticamente quasi finito. Caspita! Di livelli più lunghi ci manca a questo punto veramente solo quello, il Tempio dell'Oxian. Allora, prendiamo le Uzi, ammazziamo questi pesciotti qui, perché altrimenti ci frantumano i Marons. Era solo uno? Mi ricordavo due. Ah, eccoti qua! Schiattato, meno male, va. Giusto in tempo, prima di cadere in acqua. Dobbiamo recuperare un segretozzo, facciamo attenzione di qua però. Perché ci sono ste trappole. Tutto tranquillo? Yes, tutto tranquillo adesso. Il segreto lo recuperiamo di qua. Ci sarà una scala. Dai Lara, bravissima. Arrampicati qui. Questo sì che è un segreto bastardo. Non facile da trovare. Perché uno giustamente passa dritto e non ci fa caso. Se invece è un bravo esploratore, cioè che si mette a guardare con la telecamera, su, giù, destra, sinistra, lo trova. Comunque questo è un segreto che io ho trovato tramite una guida, altrimenti mi sa che non l'avrei mai preso. Un segreto abbastanza bastardo, devo dire. Vabbè, andiamo di sotto. Perfetto. Ci sono altri pesci? Sì. Finiti? Perfetto, vi mangerò dopo fritti. Andiamo da questa parte. Ok, ci sarà un'altra scala adesso. Quindi saliamo qui sopra. Ed ecco lì la scala. Ci permetterà di arrivare ad una zona con una leva che ci permetterà di aprire la porta. Quel portone che sta di sotto. E andare avanti. E siamo quasi alla fine del livello. Caspita, molto bene, molto bene. Ci avremmo messo tipo un quarto d'ora, credo. Allora, saltare di qua dovrebbe andare bene. Per cui, salta Lara. Bravissima. Azioniamo questa leva, andiamo di sotto e facciamo attenzione perché ci sarà un leopardo. Abbiamo le Uzi? Andranno bene. Ma che credi di fare? Cosa? Ci hai tirato un morso, se non sbaglio, eh? Allora, azioniamo questa leva. Si apre quella doppia porta, perfetto. Quindi dobbiamo andare di sotto adesso. Una parte morbida è quella. Cerchiamo di prendere la discesa. Perfetto, così non ci facciamo danni. Very, very good. Ammazza quanti morti. Tra leopardi e umani. Siamo stati cattivi. No, è stata legittima difesa. Ecco la porta che si è aperta. Per cui andiamo di qua. Facciamo attenzione ai massi che ci verranno incontro, come al solito. Di sotto ci sono dei leopardi soprattutto. Poi ci sono delle munizioni, però io cercherei di evitarle a questo punto. Tanto chi se ne frega. Spendiamo più colpi con i leopardi. Ok, perfetto. Ci siamo. Non cadiamo, non cadiamo. No, 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 non ci voglio andare di sotto. A parte che abbiamo poca energia. Poi per prendere un po' di munizioni, no, è inutile proprio. Recuperiamo il segreto prima di tutto, da questa parte. Anche questo è un segreto bastardo che spesso ho snobbato. Ho dovuto leggerlo su una guida, se non sbaglio, o comunque vedendo qualche video. Perché se io andavo verso la fine del livello direttamente, non ci ho mai pensato a guardare. Invece la curiosità paga alle volte nei videogiochi. Ammazza quanta roba, munizioni per M16, per lancia grenade, grazie, grazie. Torniamo di sotto adesso. Facciamo attenzione a questi spuntoni.
Altrimenti Lara la facciamo allo sfido come al solito. Quindi camminiamoci. Torniamo fuori di nuovo perché dobbiamo premere quei pulsanti nascosti, che sarebbero questi poi a forma di scala. Figo! E adesso corriamo verso la fine del livello. Presto, presto, presto! Che nello scorso gameplay qua sono caduto pure. Se non sbaglio morendoci pure. Ah, che bravo! Sì, mi sa di sì. Ed eccoci alla fine del livello! Catacombe di Talion, un quarto d'ora, l'ho detto. 15 minuti e 20, segreti trovati, 3 su 3. Na-na-na-na-na-na, i segreti abbiamo provato, na-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 na. Hey! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo livello di Tomb Raider 2, spero che vi sia piaciuto, grazie per avermi seguito, se vi è piaciuto lasciate un like che è sempre gradito, altrimenti lasciate un dislike, vi ricordo di mettere sempre il like sulla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao! Oh!